È accaduto che io avevo prenotato per le vacanze della scorsa estate un viaggio in Tunisia e erano 6 biglietti, quindi ovviamente per risparmiare io ovviamente prenoto molto tempo prima e prenotai, acquistai a febbraio, a fine febbraio, questi biglietti per la Tunisia. Ovviamente poi, come sappiamo, a marzo il lockdown, ad agosto in realtà i casi, lo ricordiamo tutti, erano diminuiti. Io pensavo pure di andare in Tunisia, anche perché entrando in Tunisia non c'erano misure restrittive. Però, fortunatamente poi mi sono accorto che al rientro invece dall'Italia era previsto un obbligo di quarantena di 14 giorni, cosa che non potevo fare, perché francamente mi sarei bloccato per 14 giorni lavorativamente ed era impossibile. Quindi scrissi a Tunisair, che era appunto la compagnia, il volo era Palermo-Tunisi, per annullare questi biglietti. Inizialmente prima dissero no, ma il volo è operato comunque, poi diedero una certa disponibilità ad avere un rimborso, un voucher, però poi sparirono, per cui non si fecero più sentire in questo senso. Per cui poi gli scrissi più volte, finché, passata l'estate, verso ottobre-novembre, iniziamo appunto un contenzioso dal giudice di pace. E il giudice di pace ha deciso appunto circa 10 giorni fa, con una sentenza intanto rapidissima, questo già è apprezzabile perché è intervenuto in pochi mesi, quindi non è facile, la giustizia deve essere sempre così rapida, a prescindere, dare torto ragione, ma comunque deve essere rapida, e questo è un fatto importante. E poi ha motivato bene, facendo riferimento al fatto che comunque sia, secondo il giudice, la disciplina da applicare è quella del regolamento, c'è cioè un regolamento comunitario che prevede appunto una serie di tutele per i passeggeri, quindi dice a prescindere dalle normative speciali che sono state fatte in questo periodo dal legislatore nazionale, è la normativa europea che prevale, per cui se c'è un ostacolo al passeggero che non gli consente di fruire con tranquillità del volo, è chiaro che il volo deve essere annullato e le somme devono essere rimborsate. È una sentenza che ha un'efficacia retroattiva, nel senso tante persone che si sono trovate nella sua stessa posizione possono adesso fare causa alle compagnie aeree e ottenere il risarcimento dovuto. Sì, è chiaro che, diciamo, la sentenza vige, ha solo un'efficacia giuridicamente, questo limitata al rapporto fra le parti, cioè in questo caso i biglietti aerei che io ho acquistato. Ha questa funzione però di precedente, cioè riguarda tutte le situazioni analoghe e può essere usata da tante altre persone anche che hanno avuto situazioni simili. Attenzione, voglio spezzare anche un lancio fuori le compagnie, perché capisco che per loro non è chiaramente un momento felice. Però il problema è anche quello di customer care, cioè di attivarsi verso il cliente. Quello che per esempio mi ha spinto ad agire contro Tunisair è proprio perché alla fine non mi hanno dato nessuna risposta. Magari se mi dicevano: guardi, le diamo un voucher, lo usa, le diamo un bene, tutto quello che sia una soluzione conciliativa l'avrei accettato. Ad esempio, Alitalia in situazioni analoghe ha dato dei voucher, io per esempio, personalmente, poi alla fine li ho utilizzati. Quindi è chiaro che la soluzione migliore anche per le compagnie, perché mi rendo conto delle loro difficoltà, è quella di offrire dei voucher, delle soluzioni conciliative. Però è chiaro che di fronte ad ogni tipo di diniego, la strada è la causa, e questo è un precedente importante.